riuscita a mantenere il titolo e a sbaragliare le altre fazioni in gara alla Contrada di Vescovado con i colori rosso e azzurro che domenica sera si è aggiudicata al palio organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia. Vescovado, che raggruppa Bellocchi, Cucurano, Chiaruccia, Falcineto, Carrara, San Cesario, Rosciano, Forcolo, Ferretto, Torno, Cannelle, Magliano e Montegiove, con 80 punti ha vinto la sesta edizione dell'evento medievale allestito alla Rocca Malatestiana per rievocare le importanti nozze all'interno della famiglia dei Malatesta, il matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca. Dopo tre giorni di sfide in cui si sono cimentate le quattro contrade, Castel de Mammoli si è piazzata al secondo posto con 66 punti ed ha preceduto Portanova con 54 e San Francesco con 36 punti. Vescovado è stata premiata anche dall'Avis di Fano per il maggior numero di contradaioli che donano sangue e plasma. Un riconoscimento è andato poi al miglior arciere Donna Valeria, al miglior cavaliere Graziano Gian Bartolomei e alla contrada di Portanova per la miglior sfilata e il miglior allestimento del quartiere. Infine, San Francesco si è aggiudicata la vittoria nel gioco del tiro alla fune. Accolto con un grande applauso in piazza Cassero dei Malatesta, Emanuele Scavino, lo sbandieratore della Pandolfaccia, che dopo aver superato le selezioni a giorni raggiungerà il Cirque du Soleil in Canada, dove 27 artisti metteranno in scena il nuovo spettacolo circense della compagnia più nota al mondo. Uno spettacolo pirotecnico ha invece salutato l'edizione 2019 del Palio delle Contrade, di cui Fano TV è stata media partner, trasmettendo in diretta la serata conclusiva. Dopo il duro lavoro di organizzazione e allestimento, per la Pandolfaccia è il tempo di bilanci. Soddisfatto il presidente Fabio Frattesi per la riuscita dell'evento e per aver trasmesso alle 15.000 persone presenti nel fine settimana il grande amore per la rievocazione storica della Fano medievale. Tantissime persone, tanti complimenti, tanta parte rievocativa fatta dai nostri soci, da tutta la Pandolfaccia che ha voluto rievocare il matrimonio di Pandolfo III con tanto studio. Dobbiamo ringraziare la professoressa Falcioni che ci ha sempre accompagnato in questo studio. Dobbiamo aiutare tante persone che credono in questo progetto. La Fano medievale è importantissima per la nostra città. Quest'anno abbiamo voluto dare un segno, abbiamo voluto fare anche magari un po' sopra le nostre forze. Però siamo arrivati alla fine, siamo stanchi ma felicissimi e speriamo che la città capisca questo progetto. L'invito è quello di far parte del Palio delle Contrade nel 2020, di far parte, di parlare della nostra città, della nostra storia medievale che è importantissima. Fate un giro e respirate, guardate con gli occhi del Medioevo. Abbiamo tantissime cose nella città di Fano.